I grandi uomini non smettono mai di essere grandi, anzi, più passa il tempo e più essi diventano ancora più grandi. Skiis è uno di questi. La sua tecnica di pesca a ninfa prevede delle imitazioni piuttosto leggere. Un sottile filo di rame lungo il gambo dell'amo, al massimo un sottilissimo filo di piombo. Perché l'imitazione non si deve comportare come un sasso caduto in acqua, ma deve fluttuare in essa in modo leggiadro e naturale. Così si comportano le vere ninfe nei torrenti e nei fiumi. Questa antica tecnica prevede due varianti: a vista, dove il pesce si vede, e in caccia, praticamente sondando l'acqua. In questo video praticamente sto sondando l'acqua con una imitazione che più avanti vi mostrerò. In questo caso il finale non sarà mai troppo lungo, diciamo che 2,20 m-2,50 m è il massimo consentito per operare in questo modo, compresa in questa misura un tippe di più o meno 1 m. Ora vedete come dispongo la coda per affrontare questa corrente. Agguanto saldamente la coda, aspettando una trazione sulla stessa. Parte la ferrata e il pesce letteralmente vola verso valle. Questa tecnica è adatta soprattutto per pesce selvatico, trote, temoli e ciprinidi. Negli ultimi anni, purtroppo, è stata sostituita dalla cosiddetta ninfa a filo, che è una tecnica nata nelle gare, indispensabile esclusivamente per catturare le cosiddette trote di secchio o di fresca in missione. Ma in realtà questa non è che pesca al tocco con esca artificiale, niente a che spartire con la mitica pesca a ninfa che io vi sto illustrando in questo video. Ma santi Dio, come si può sperare di convincere una trota selvatica, timidissima, ad abboccare proprio sotto il cimino della canna? Sto usando una famosa graffite di 8 piedi e mezzo con coda 4. Il finale usato è quello che precedentemente ho descritto. Posso asserire senza ombra di dubbio che questa tecnica è una delle più micidiali in assoluto. È difficile, è duro impararla, ma i risultati compensano largamente le soddisfazioni che essa elargisce. Mi auguro di tutto cuore che questo video vi incuriosisca e vi faccia venire la voglia di provarla e magari specializzarvi in essa. Io sono e resto a vostra completa disposizione per togliere i vostri dubbi, i vostri problemi e magari impararvi anche di persona questo modo di approcciarsi al fiume e al torrente. Come pagamento per il mio lavoro richiederò un semplice grazie e da parte vostra la massima onestà intellettuale. Thank you.
Questa è l'imitazione usata nella cattura. Forse non tutti sanno che la pesca con la mosca non è né più prestigiosa né più difficile di altre tecniche, è solo diversa. Diversi e speciali invece sono tutti quelli che la comprendono fino in fondo, tanto da capire che essa ti dà quello che tu gli dai. Soprattutto è una tecnica che va amata e, come in tutti i grandi amori, per essere ricambiati è necessario dare senza nulla chiedere.